Io mi vedo grasso, faccio fatica a mangiare e quello che mangio poi cerco di eliminarlo attraverso attività fisica. È un uomo soffre di anoressia, che vergogna, Madonna, è una malattia femminile. Non è così, è una malattia che colpisce tutti. La mia storia di malattia è iniziata intorno ai 14-15 anni. La mia famiglia si era accorta, tra virgolette, perché io ero sempre esile di costituzione, ero vittima di bullismo alle medie, anche per il mio strabismo, e questa cosa mi ha distrutto letteralmente, ma più che altro l'anoressia era un voler vincere delle cose, un voler vincere sul resto. Praticamente più il peso scendeva, più io ero contento. L'anoressia era tutto ciò che non avevo nella vita. Mi vergognavo. L'anoressia nervosa maschile non esiste, perché noi uomini ci vergogniamo ad avere una diagnosi tipicamente femminile. E questo forse un po' il patriarcato c'entra. C'entra un po' il maschilismo, il fatto è un uomo soffre di anoressia, che vergogna, Madonna, è una malattia femminile. Non è così, è una malattia che colpisce tutti. Io mi vedo grasso, faccio fatica a mangiare e quello che mangio poi cerco di eliminarlo attraverso attività fisica. Sono cresciuto, la malattia è rimasta. A 18 anni sono stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Sacco di Milano, dove mi seguivano tra l'altro ambulatorialmente. L'ambulatorio del Sacco, che è stato sempre utile nel supporto, anzi ringrazio tantissimo l'equipe dei medici dell'ospedale Sacco di Milano, mi hanno dato un supporto nutrizionale, ma non psicologico, perché all'epoca non avevano attivo un supporto psicologico per i maschi che soffrono di anoressia nervosa e mi hanno indirizzato a un ricovero a Villa Miralago. Però la competenza all'autorizzazione di questo ricovero non era dell'ospedale Sacco, ma era di competenza territoriale, ovvero del CSM, del CPS in Lombardia. Il CPS non ha voluto dare l'autorizzazione perché era una questione economica e perché diceva che doveva prima aprire una cartella clinica per potermi inserire in lista d'attesa, quando c'era già il referto del Sacco di un altro medico che indicava un'indicazione al ricovero. Purtroppo non esiste il diritto nella scelta della cura per quanto riguarda la salute mentale. In alternativa a Villa Miralago ho fatto ben tre ricoveri a Villa Garda, dove mi hanno sempre accolto perché è accessibile tramite il Sistema Sanitario Nazionale. Quindi basta la ricetta del medico. A Villa Garda non avevo potuto terminare il percorso per questioni economiche. Sono stati gli unici medici davvero a essere in grado di aiutarmi e capirmi, però se non ti puoi permettere un day hospital in luglio a Garda, che è una località turistica, perché gli affitti non sono convenzionati, devi prendere in affitto tu una casa, e non sono riuscito a finire il percorso. Se io al momento volessi un ricovero, dovrei pagare di tasca mia. Stiamo parlando di cifre anche a 30, 40, 50 mila euro. Dove li prendo? Io chiederei soltanto un aiuto, un ricovero, un aiuto ambulatoriale, qualsiasi cosa, delle cure che non siano a pagamento.